Grazie di avermi dato il microfono. Chiedo, sono Franco Salvatore, mi occupo di chimica e di biologia molecolare e quindi questo lo dico soprattutto a scusante della mia domanda e della mia considerazione per temperare l'ignoranza della mia domanda e della mia piccola provocazione, se volete chiamarla così, ma la mia non è una provocazione, è una piccola proposta vera. La parola mezzogiorno, perché la continuiamo ad usare? Perché non aboliamo questa brutta parola che è il mezzogiorno? Lasciamo perdere le ragioni storiche, culturali e di individuazione di una certa popolazione, anche un po' etnica, che ne dica Marco De Marco, ma diciamo, a che cosa serve? Serve solo essenzialmente a crogiolarci in tutti i mali che dal punto di vista economico soprattutto, ma dal punto di vista anche culturale, i dati di Cristiana Coppola lo hanno indicato molto crudemente. Abbiamo meno ricerca, abbiamo meno sviluppo, abbiamo meno tutto. Nel campo io coltivo 30 anni fa, e posso ricordarlo bene, i centri di ricerca in questo campo erano i migliori d'Italia. Adesso non è più così. Stentiamo a mantenerci anche nei centri migliori ad un certo livello. Quindi la ragione è economica, altro che non economica, è soprattutto economica. Ma se noi aboliamo di questa parola e cominciamo a fare una piccola idea che non permette più a noi di crogiolarci nella miseria, nel sottosviluppo, nell'analfabetismo e in tante altre cose deteriori, o a quelli non nordisti, nordici, che casomai, pensando anche alla Padania, in realtà amano considerare che questo mezzogiorno è un'entità culturale, etnico, storica, eccetera, che bisogna tenere lì perché è una cosa diversa, perché sono diversi. Se vogliamo nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, incominciamo forse, che ne pensa lei, professore Monti, di abolire la parola mezzogiorno? Grazie. Sono Santo Cannavale, ex funzionario del Banco di Napoli. Una piccola segnalazione di tipo pratico. Siamo in una università dove vengono formati i giovani, abbiamo un esponente di Confindustria. Bene, abbiamo pochissime realtà, avevamo il Banco Napoli quotato in borsa, non c'è più. Abbiamo due realtà quotate in borsa in Campania, in queste zone, Meridie e la Doria Spa di Agri. Bene, io partecipo abitualmente a queste assemblee, mi dispiace e nutro sempre un rammarico quando non vedo la partecipazione di giovani studenti universitari o di freschi laureati. Abbiamo delle ottime università a Napoli, a Fisciano, economia e commercio, economia aziendale, però il mio grande rammarico quando partecipo a queste assemblee, in particolare la Doria, che è una società che ha diversi stabilimenti, esporta in tutto il mondo, è il leader mondiale nel settore dei conservati, ebbene vi sono televisioni, direttori di banche, direttori di giornali, 8-9 esponenti della famiglia della quota di controllo del capitale, e abitualmente uno o due persone, tra cui io, come azionisti, piccolissimi azionisti di minoranza. Non vedo i giovani laureati e laureanti. Dato che dobbiamo essere propositivi, io non vado a toccare tante questioni del sud, del mezzogiorno, ma dobbiamo essere propositivi e creare risorse. Le risorse maggiori sono i giovani. I giovani purtroppo li vedo non presenti in queste cose. E secondo me partecipare a un'assemblea per l'approvazione di un bilancio della città, di un'azione, di una città quotata in borsa, è una cosa meravigliosa, eccezionale, unica. C'è qualcosa che non funziona in questa cosa, bisognerebbe pensarci. Grazie. Sono Gabriele Gaetani, docente di economia all'Università Partenope di Pensilvania. Ho apprezzato molto quello che ha detto la dottoressa Coppola sulla cattiva utilizzazione dei fondi europei.
Lei si è fermata molto sulla necessità di velocizzare la spesa e questo è importante. Purtroppo c'è una carenza che consiste nell'eccessiva decentralizzazione della spesa. Dobbiamo ricordare che le grandi opere del Mezzogiorno, che soffrono di una carenza di infrastrutture di circa il 40%, forse più, rispetto al nord, al centro-nord, queste carenze erano in parte combattute dalla Cassa per il Mezzogiorno, che mandò avanti alcune infrastrutture, penso alla Basentana, penso al porto di Gioia Tauro e ad altre cose. Come ha detto l'avvento del potere delle regioni, che io ritengo in parte eccessivo, si è arrivati a una decentralizzazione della spesa, non solo a livello di regioni, ma a livello di comuni. Per cui le grandi opere latitano, non vengono costruite e assistiamo a uno spreco di risorse. Io sono stato sindaco di un piccolo comune della Basilicata e seguo quello che sta avvenendo, cioè arrivano questi fondi in parte del petrolio che si sta scoprendo in Basilicata e vengono spesi per rifare due volte la pedemizzazione del paese, si costruisce un mattatoio comunale quando tutti quando le carpi ormai arrivano in quarti da impianti industriali e si costruiscono, si riparano tre chiese. Io sono cattolico, ma per paesi di 900 abitanti, di 200 abitanti, una chiesa funziona, basta ed avanza. E quindi questi soldi non è un fatto solo di spesa, per esempio la Campania, la Calabria sono ancora molto indietro nell'utilizzo dei fondi europei, la Basilicata è più avanti, ma la qualità della spesa che può essere migliorata solamente se ci sono dei centri a livello nazionale e a livello di Mezzogiorno che provvedano all'esecuzione di opere infrastrutturali di grande importanza. Penso al collegamento ferroviario Napoli-Bari e tanti altri esempi. Grazie. Non è necessario, non sono nessuno, volevo solo dire questo agli addetti ai lavori. Ho letto qualche giorno fa un articolo sulla valorizzazione che è stata fatta in Germania del bacino della Ruhr, che si è trasformato da un impianto enorme, industriale e inquinante in un bacino invece intellettuale, nel senso che hanno dato la possibilità di riconvertire una parte degli impianti in teatri, in iniziative di vario genere che hanno creato posti di lavoro e altri diciamo incentivi economici in modo da valorizzare un posto che praticamente prima era soltanto un posto inquinato dopo che è stato deindustrializzato. Un'idea per Napoli potrebbe essere anche questa, il sabato delle idee, quindi un'idea. Grazie. Prendiamo gli ultimi tre interventi. Sono Anna Bastione, mi sono da poco laureata in questa Ateneo con una tesi in progettazione culturale. Il tema della mia tesi è stato il Forum Universale delle Culture che si terrà nel 2013 qui a Napoli. Il Forum Universale delle Culture, che si terrà qui a Napoli nel 2013. Analizzando il progetto e l'analisi di impatto del professor Camagni, si è capito che il Forum Universale delle Culture potrà essere un'occasione di rilancio per Napoli, di rilancio economico ma anche per una riqualificazione urbana del territorio napoletano. Io volevo chiedere alla dottoressa Coppola e al professor Monti in che modo questo grande evento potrà rilanciare Napoli sia urbanisticamente che economicamente. Grazie. Salve, buongiorno. Io sono Valentina Spagna e sono dottoranda all'Università Federico II di Napoli. Ho avuto anche la possibilità di
per fortuna di passare un periodo in Europa, fare un master in Belgio, di lavorare alla commissione per un periodo. Tutti gli interventi li ho trovati molto interessanti. L'ultimo intervento l'ho digerito mal volentieri, nel senso che è stato un intervento molto forte per una meridionale che è tornata a Napoli con la speranza di poter trovare una propria dimensione. Secondo me, volevo dire che c'è un fattore importante che forse non è stato sottolineato, quello della paura, cioè al di là del aver considerato un tempo che eravamo inferiori, ora che siamo superiori, oggi che saliamo, dice vabbè, insomma, accontentiamoci. C'è il problema della paura, che è un problema generale sicuramente della società attuale, ma che soprattutto nel meridione secondo me ha un impatto fortissimo. La paura della precarietà in generale, che credo in tutta Italia e in tutta Europa ci sia, ma anche la paura di, se sei un meridionale, di doverti confrontare con una realtà in cui vi è un gioco di poteri che è un po' distorto e perverso, la paura di aprire un'attività imprenditoriale nel meridione, in cui semmai tanti dei ragazzi della mia età hanno anche avuto la minima idea di aprirsi un ristorante, però la paura di che cosa succede il giorno dopo che ti apri una piccola attività tua qua nel meridione. Dall'altra parte la paura per le persone che hanno veramente investito nell'università, nella cultura, di dover abbandonare la propria terra, di dover andare fuori e di dover essere degli emigranti che hanno difficoltà a ritornare indietro, perché ovviamente tornare da Bruxelles a qui c'è un grande gap, l'impossibilità di trovare un lavoro che sia al pari delle proprie aspettative e al pari delle proprie competenze, e anche la difficoltà di invece andare fuori con la possibilità di stare con un piede dentro e un piede fuori, perché i voli Napoli-Bruxelles non esistono, oppure esistono a prezzi, facendo degli scali a prezzi altissimi, cioè ora per il mese prossimo ho trovato un volo a 600 euro da Napoli, allora ovviamente partirò da Roma, eccetera eccetera. Allora il tema della paura e dell'affrontare quello che è il parastato nel mezzogiorno credo sia un tema che non riguarda le regioni o gli enti locali, è un tema da affrontare purtroppo a livello nazionale, è lo Stato centrale che deve affrontare questo problema, perché ci si nasconde dietro un dito dicendo sì vabbè, le competenze sono state delegate, le regioni hanno le proprie responsabilità, la Padania dice non si produce, non pagano le tasse. Io personalmente sono di un'idea che forse può essere considerata di voler scusare chi non paga le tasse, però spesso quando entro in un bar a Napoli e mi fanno lo scontrino una volta sì, una volta no, una volta sì, una volta no, in un altro in cui me lo fanno, io mi dico, quello in cui me lo fanno una volta sì, una volta no, non ho ammaligliato con la camorra, non hanno bisogno di pulire il denaro, è tutto un qualcosa che secondo me il meridione non ha la forza di affrontare da solo con piccole idee. E poi soprattutto l'ultima sottolineatura è relativa al rapporto delle università meridionali con l'azienda. Alla Bocconi l'azienda va a bussare la porta e i ragazzi a 22 anni, 23 anni fanno uno stage. Qui i ragazzi che scelgono di non abbandonare il territorio e di studiare negli atenei, che hanno una storia e che hanno dei professori che hanno una preparazione anche di un certo rango, dopodiché non entrano in impresa, non entrano in azienda, vanno fuori, fanno grandi master, eccetera, tornano e la team gli dice ma a 27 anni sei troppo grande, non mi possiamo più formare, neanche per uno stage vi prendiamo. Allora forse l'azienda dovrebbe un attimo prendersi il carico di andare a bussare alle porte dei grandi atenei meridionali, almeno non è un'accusa, però è un'idea. Buongiorno, io sono Silvia Daniele, sono una studentessa dell'ultimo anno del corso di comunicazione pubblica e di impresa di questo Ateneo e volevo riallacciarmi all'intervento fatto in precedenza in cui è stato detto che
diciamo, non c'è coinvolgimento di giovani anche in questa iniziativa, ma esistono giovani interessati a queste idee che magari noi oggi siamo qui soltanto perché il nostro professore Luigi Maria Sicca ci ha invitato, ma in realtà questa iniziativa non è stata allargata a noi studenti dell'Ateneo, che probabilmente avremmo anche la possibilità e le capacità di poter proporre delle idee rispetto a tali argomenti che non solo ci interessano ma che probabilmente ci coinvolgono in maniera diretta, essendo, diciamo, quasi laureati e quindi quasi coinvolti in questo mondo. Quindi vorrei capire qual è stato il motivo, diciamo, dell'assenza dei giovani, che non è una colpa nostra probabilmente. Voglio intervenire soltanto un minuto, perché ovviamente essendo tra gli organizzatori di questo evento, insomma, il sabato del CEA, ci chiediamo a fare una precisazione per rispondere alla domanda, che ovviamente non è la platea degli oratori che poteva rispondere. L'ultimo incontro dell'edizione precedente, il sabato delle idee, è stato dedicato esclusivamente ai giovani, era dedicato alle idee dei giovani laureati eccellenti di tutta una serie di atenei campani. Per quanto riguarda invece la partecipazione ai singoli eventi, si è scelta una strada secondo me giusta, nel senso che, come si faceva notare precedentemente, spontaneamente la partecipazione dei giovani molto spesso non avviene. Allora, quando si organizzano degli eventi o nelle università o nelle associazioni o nelle istituzioni, spesso si trova la maniera di coinvolgere i giovani in maniera coattiva con delle premialità imposte, e questo fa sì che si riescono a riempire le sale, le aule magne, ci sono degli applausi, si raccolgono le famose firme, perché è l'unico modo per far venire molti giovani. Invece lasciare, secondo noi, la partecipazione libera, a differenza, diciamo, a prescindere dalla tipologia anagrafica di qualsiasi soggetto, è forse la cosa migliore, perché magari ne vengono quattro, però sono quelli che poi alzano le mani e vogliono intervenire, vogliono anche partecipare, e quindi poi lanciano delle idee interessanti. Peraltro poi la pubblicità che viene fatta a questo evento, con il coinvolgimento dell'Ateneo, del sito internet, di tutto, consentirebbe a tutti quei giovani che sono interessati di prendervi parte. Volevo solo raccogliere l'ultimo intervento, perché la signora si era prenotata da tempo e appunto cerchiamo di far parlare tutti. Però mi raccomando molto la brevità, l'essenzialità. Brevissima, sono Ida Sant'Angelo, sono insegnante in pensione e consigliera della municipalità scorsa. Vorrei dire questo: mi ha molto colpito l'intervento della dottoressa Coppola. Sono cose che noi tutti conosciamo, ma i dati così crudamente detti veramente colpiscono. Allora, i due temi, legalità e amministrazione, io direi che sono molto connessi, perché l'amministrazione non funziona non perché non ci siano delle persone competenti, ce ne saranno anche, anzi ci sono, ma è la macchina che non funziona, a mio giudizio, perché molte persone che sono nell'amministrazione diffusamente coprono un ruolo e non hanno le competenze specifiche per questo ruolo, perlomeno non c'è perfetta corrispondenza. Allora, nella sostanza, è una questione di legalità la base di tutto. Ora, noi siamo in un paese che per molti versi non è definito del tutto democratico, ma per fortuna le strutture, i meccanismi sono ancora democratici, e siamo alla vigilia delle elezioni. Ho letto con chiarezza che nelle liste ci sono persone indagate, nelle amministrazioni sono tornate persone già condannate. Allora io mi chiedo, siamo noi elettori, cerchiamo di portare una classe che amministri meglio questa città. Grazie. Adesso Mario Mossi. Buongiorno, sono Fabrizio Giuliano, studente della facoltà di comunicazione pubblica e di impresa qui al Sorsola Benincas. Ascoltavo prima la dottoressa Coppola che parlava di virtuosità della pubblica amministrazione, il professore De Marco invece parlava di un'evasione a livelli del 30, del 60 e dell'80%. Allora mi sembra un po' un cane che si morde la coda da solo. Qual è il punto di partenza, dove si deve partire per innescare poi un reale cambiamento? Da una mentalità del popolo oppure da una gestione più illuminata della politica italiana, dell'amministrazione italiana, in particolare regionale? Grazie. Professore Monti, perché ero stato io a non vedere invece il primo prenotato dell'ultimo intervento. Potrei dire che anch'io non sono nessuno. In realtà, anzi, ho fatto l'imprenditore tutta la mia vita,
io ho avuto esperienze, ci si lamentava prima che non c'erano giovani, eccetera, eccetera, io invece vedo che ci sono dei giovani interessanti e preparati. Quello che non vedo assolutamente è qualche mio collega, quindi gli imprenditori qui non ci sono, a meno che io non voglio, a meno che io non dico. Ma vogliamo renderci conto che soltanto la produzione è quella che genera ricchezza. Io voglio fare un piccolissimo esempio, perché non voglio tediarvi con le mie cose. Io ho avuto esperienze di vita lavorativa a Bologna e a Napoli. A Bologna mi dicevano che io non sembravo napoletano. Perché? Perché lavoravo come un dannato e sono riuscito a portare una struttura che inizialmente era dotata di 6 operai e 2 impiegati ad una struttura che superava nello spazio di 5-6 anni ad un'azienda con 2 stabilimenti, con 120 dipendenti complessivamente. Tanto che questa azienda era valida, che naturalmente non poteva non interessare. E le cooperative russe, che sono, non voglio essere troppo forte, ma sono un po' come quasi la Camorra qui, naturalmente ero troppo interessante. E mi fu proposto di dire: o ci fai entrare in azienda o noi ti mettiamo un'azienda in concorrenza, una concorrenza bellissima, anche questa è una parola stupenda, e noi ci mettiamo in concorrenza e ti distruggiamo. Ovviamente sto esagerando dal punto di vista questo. Conclusione, ho venduto e me ne sono tornato a Napoli ben felice, con soldi, e me ne tornavo a casa mia. Ho detto: beh, cosa faccio? Faccio qualche cosa a Napoli. Sì, l'ha fatta. Dopo 5 anni, 15 colpi di calibro 75 mi sono stati sparati nelle finestre del mio ufficio. Cosa ho fatto? Nello spazio di un anno ho chiamato i miei dipendenti, senti, o me ne andate, o lo fanno, portati avanti nel punto vostro, e chiaro, oppure io chiudo e me ne vado, perché non ho più interesse. Sono diventato vecchio, naturalmente, che mi interessa più di rischiare. Queste sono due piccole cose. E poi voglio aggiungere un'altra cosa a proposito del mercato. Quanti di noi sanno che l'Italia è leader mondiale nella produzione di box torch? I box torch che ognuno di noi ha. L'Italia è leader mondiale di box torch. Quindi le docce, la frutta per le docce. Benissimo. Io ho fornito i produttori di box torch in modo talmente potente che ero diventato anche io modestamente un po' leader nella fornitura delle parti in vetro di plastica per le docce. Sapete quanti produttori ci sono sotto Firenze nel box torch? Nessuno. Ora io dico questo, vi pare possibile che noi al sud dobbiamo pensare di fare, di impiantare strutture industriali che abbiano la capacità di fare concorrenza a quelle che hanno già mercato, produzioni, ammortamenti di impianti già ampiamente fatti, e noi dovremmo impiantare strutture capaci di fare concorrenza con quali mezzi? Non certo quelli che sono stati profusi nel meridione con la cassa del mezzogiorno, che è stata un'altra rovina, perché gli imprenditori, ritenendo di avere facilità di operare, avendo prestiti quasi gratuiti, perché hanno fatto quante volte aziende più grandi di quelle che potevano poi dopo sostenere. Perché, queste sono cose che l'ultima, e giuro che è l'ultima, noi perché non abbiamo sfruttato l'occasione per rendere Napoli una città veramente ridente? Agnano, poi io mi riferisco a Bagnoli, ma mi pare mai così che a Berlino chiamano il nostro massimo architetto per fare la progettazione del centro da ricostruire, e noi
di rispetto del professor Gravagno, che io sappia, non ha alle sue spalle precedenti di lottizzazione di questo genere, e facciamo e pensiamo di realizzare ad Agnano, a Pozzuoli, a Bagnolo, centri di congressi, città della scienza, tante di queste cose che in realtà non servono a nulla come per la città di Napoli. Ma purtroppo il tempo stringe. E cioè, perché non si è fatto una Napoli bis come si è fatta a Milano 2, Milano 3, Milano 4?